Mi trovo a Sesagilendo presso il comune in occasione del Restyle poetico musicale dal titolo Canto e incanto della poesia e della musica del professor Raffaele De Piscopo. Laudato sii mio Signore, verso la luna e le stelle, in cielo. Sì, buonasera. Stasera si parla di poesia, del territorio, di poesia così come conosciuta. È un momento culturale importante per il nostro territorio, ma io dico anche per tutto il Cilento. Anna Maria è una persona eccezionale sotto il profilo culturale, è un vulcano di idee, riesce a dare un contributo alla cultura importante e lo fa in modo libero, in modo spassionato, in modo senza alcuno interesse, cosa rara di questi tempi, in questo periodo storico in particolare. Quindi viva Dio che ci sono queste persone come Anna Maria, appunto, che dedicano attenzione, che dedicano tempo, che credono nella cultura e nello sviluppo di un territorio basato sulla cultura. È una lettura interpretativa ed esattamente un recital poetico musicale, è un incontro con i poeti che partono dal 1200 con la poesia religiosa di San Francesco d'Assisi fino al 1900 con la poesia di Bob Dylan, il tutto con un sottofondo musicale in modo che si possa creare quell'atmosfera in cui poi si immerge la parola. Allora, per quanto riguarda Sesagilento, voglio premettere che io sono nata per Di Fumo, però mio padre, le mie origini sono anche di qua, perché mio padre era di San Mango. E quindi ci tenevo a organizzare qualcosa anche nel paese di mio padre. E questa occasione me l'ha data proprio il dottor Episcopo Raffaele. La poesia è una cosa incredibile, una cosa che ti tocca l'anima e fa parlare il cuore, quindi la penna scivola da sola. E mi fa piacere di essere qui nel Cilento ancora per un po', perché poi l'inverno credo che rallenterà gli eventi. Sono molto felice di essere stata invitata qui in questo evento che considero veramente importante. Siamo nel comune di Sesagilento e questo per me è già un onore, perché penso che ci siano dei posti veramente che vanno rivalutati e la cultura è il modo migliore per farsi conoscere. Io vorrei ringraziare il consigliere comunale Giuseppe Della Greca, vorrei ringraziare Anna Maria Cappuccia e soprattutto il professore Raffaele Episcopo, che ci sta deliziando